Ecco, mi ricordo che nel 99 c'erano già i cellulari, no? Non da tantissimo tempo. Questo era uno dei pochi punti in cui prendeva. Ci fermavamo qua a telefonare. Qua è sul tetto della casa dove abitavamo a Lazio. Si gira giù di qua. È qui che arrivò il primo gruppo di rifugiati che vedemmo scendere da Kukës con i carabinieri, gli alpini, i militari olandesi. Arrivarono proprio qua davanti, li scaricavano qui e noi ci eravamo messi qui a distribuire, insomma, i generi alimentari che avevamo ed aspettare che arrivasse il treno per portarli via. Ah, non è cambiato niente. E la gente scendeva e poi entrava lì, sui binari, ad aspettare. Ogni tardo pomeriggio arrivava un treno che portava qualche centinaio di persone. I bambini uscivano a giocare e poi si fermavano quella notte, gli si forniva un pasto caldo e la mattina seguente caricavano le loro cose sui pullman, sui camion e ripartivano verso il Kosovo. Mi ricordo questo fiume di persone che scendeva e questa... tutta questa roba da portare dentro ai capannoni, anche con carriole, e tutti i volontari italiani e non solo, che aiutavano queste persone, insomma. E tanti, tanti bambini che scendevano, si fermavano a giocare con quello che c'era, poi, insomma, qualche palloncino, qualche guanto di lattice gonfiato, poche cose, insomma. Quando la guerra finì, mi ricordo che una sera decidemmo di fermarci qui a dormire con loro. Diciamo così, abbiamo conosciuto una famiglia, che poi la famiglia che abbiamo ritrovato in Kosovo, a Stupel, dove poi siamo andati a fare i progetti quando ci siamo spostati dall'Albania al Kosovo, insomma, per, diciamo così, aiutare i kosovari a riprendere una vita normale dopo la fine della guerra. La cosa impressionante era arrivare a Kukës, perché a Kukës c'erano migliaia e migliaia di persone che erano stipate ovunque. C'erano dei campi profughi gestiti da Caritas e altre ONG, ma poi c'era anche tanta gente nei giardini pubblici, cioè ovunque, era una cosa impressionante. Viaggiamo tutto il giorno, arrivammo, mi ricordo, a Kukës verso le 8:30, 9, che stava venendo buio. E l'ultimo pezzo da Kukës al confine, e poi a Prizren, mi ricordo che l'abbiamo fatto di notte,
di giorno ancora, ma di notte era assolutamente sconsigliato fare queste strade. E arrivammo proprio, come dire, al pelo, insomma. Dopo la Prisoner, il giorno dopo siamo ripartiti e siamo arrivati fino a Klina. A settembre del 1999 abbiamo analizzato un po' la situazione rispetto alla ricostruzione, si fecero i sopralluoghi, si individuarono le quantità di materiale da ordinare e i numeri erano importanti perché le case da ristrutturare erano 39 e le case da ricostruire completamente in toto dalle fondamenta erano 19. Invece per le case che erano completamente inagibili furono ordinate alla Caritas Svizzera 19 tende nelle quali le famiglie poterono passare l'inverno fino alla fine della costruzione della loro casa, insomma. E poi iniziò il processo di ricostruzione degli alloggi. Ai militari italiani. Neanche a farla apposta. Oh, arriva, è sempre uguale. Arriva. Ehi, Emir, sì. Mir, credo. Ti ricordi di quel periodo quando siamo arrivati con Paolo? Tu eri andato con Paolo a vedere le case da risistemare. E disse: "Unim compro fessus il sciote". Mi ricordo molto bene di questa parte che io rappresentavo il villaggio. Grazie di essere venuto a visitarmi. Che vecchio! No, che vecchio! Te non che andrei su. Tu sei uguale. Infatti stamattina ho ritrovato questi documenti che ci sono tutti i contratti che avete fatto per le varie famiglie. E insieme avevate deciso quali erano le case da risistemare o da ricostruire, categoria 4, categoria 5. Quindi per noi siete stati molto importanti, molto preziosi. In questo villaggio, a differenza di altri, c'è stata molta collaborazione fra l'associazione e gli abitanti del villaggio. Me cilin i nërë tonë jenë kohë të angazhum në formë në mënyrën më të sinqertë prej tyne. Po dhe ne ju këna ndimua, se dhe notën rrishëm që ty i rrishim materialin në ndërtimuar. Dësenet mëdoja nuk duhet mua rrugës, duhet të asë dvoglet, se ju këni edhe një kontribut shumë të mirë, shumë që mu shumë, në momentin më të duhur, në momentin më të vështira. Mirë që si që, na jemë në sikur se fëmija i posalin dhe kur fillon me ecë pak, a bidin? Që duhet me majtë për një erë për dy kresh me mësu me ecë. Tani duhet me majtë vetëm për një dore, për dore. Tani a ecë vetë së mundësh me nëzonë, pak. Ka një glizhenca dhe të na, jënë dhe foja dhe të na, mo. O shtë fillimi, gjithë dhe vend transizit. Tradicion një ka që të sane. E all'epoca c'erano centinaia di bambini, cioè decine e decine di bambini. Ma io mi ricordo. A tu che sti doni? Shumica kanë shkuën botën e jashtme.
shumë tjerë kanë dalë në për qytete. Edhe pak kanë metë në zonë sa ka poshë këtu për para. Ka poshë shumë zonë sa për para. Jenë konë të këtë nëjë, ofë 1.000 zonës. Se 200 zonë, 230 s'ki më shumë. Tutte le persone italiane che sono venute portano il Kosovo nel cuore, anche stupendo. In 20 anni cambiano tante cose. Vedete?